Grazie a voi, è il momento della nostra rubrica Scuola Attiva. Oggi vi facciamo vedere le immagini di un lavoro teatrale realizzato dalle quinte classi del liceo scientifico Alessi di Perugia. Grazie all'ISUC hanno ricostruito una vicenda storica che difficilmente si trova sui libri di scuola. Vediamo con Leonardo Gioia. Furono utilizzati nelle miniere umbre di lignite molti dei prigionieri militari e civili catturati nella Jugoslavia invasa dalle truppe italo-tedesche durante la Seconda Guerra Mondiale. Un articolato sistema umbro di campi di concentramento e di lavoro per gli internati sloveni, fra i quali quello di Santa Sabina, alla periferia di Perugia, dove la memoria storica di quei campi è riaffiorata quasi negli stessi luoghi grazie all'appassionata opera di ricerca condotta dagli studenti di due classi quinte del liceo scientifico Alessi del capoluogo umbro. È la storia dei campi di concentramento di Ellera, di Santa Sabina, una storia che è appunto vicino a noi e non così lontana come potrebbe essere. Quindi è un progetto che è stato per noi molto importante perché ci ha portato in maniera concreta su quei posti a rivivere una storia che è lontana, ma in realtà l'abbiamo vista così vicina, così vera e non lontana del tempo, non su semplici righe di un libro di storia. Tragici fatti storici di sofferenze e di privazione della libertà riscoperti, studiati e divulgati attraverso una rappresentazione teatrale, come canovaccio narrativo le lettere dei prigionieri e come colonna sonora brani musicali della tradizione balcanica. Tra i partner degli studenti neoricercatori, l'ISUC, Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea, da tempo impegnato a far luce sulle strutture concentrazionarie umbre. I ragazzi hanno compiuto un'opera importante rispetto alla ricerca, qui loro hanno grattato la realtà e la memoria del presente, riportando in luce parecchi episodi, parecchie situazioni che tutte insieme restituiscono il clima di quegli anni. Scattarono intorno ai prigionieri dei campi dei meccanismi di protezione, di solidarietà che i documenti ufficiali non restituiscono se non in rarissimi momenti. Per non dimenticare potrebbe essere il sottotitolo e il monito della pièce teatrale ideata e messa in scena dalle nuove generazioni. Solitamente questi argomenti che paiono così distanti, così lontani, ecco invece li vediamo applicati nel caso umbro e chiaramente ci tocca a livello storico. E abbiamo trovato veramente un mondo, una cosa che non si conosceva, anche perché una ricerca storica deve tendere a cercare quello che non si sa.